Grandi novità nel mondo della scuola. I voti numerici sono aboliti. Che cosa vuol dire? Aiuto, cerchiamo di fare un esempio. Ciao Giulia, sei capace a nuotare? Sì, certo, so nuotare da 7. Ma cosa vuol dire nuotare da 7? Giulia, per dire come sai nuotare, bisogna descrivere a che livello sei. Livello in via di prima acquisizione. So galleggiare solo con l'aiuto dell'istruttore, nell'acqua bassa e con il supporto di un salvagente. Livello base. So galleggiare da solo nell'acqua bassa, ma qualche volta ho bisogno dell'istruttore e del supporto di un salvagente o di una tavoletta. Livello intermedio. So nuotare da solo anche in acqua alta, appoggiandomi ogni tanto al bordo o ai galleggianti della corsia. Livello avanzato. So nuotare da solo in acqua alta, con le onde, gli scivoli e anche al mare. Ogni tanto uso maschere e pinne. Adesso è tutto chiaro! Posso andare dai miei alunni e spiegarlo anche a loro. Da oggi, ragazzi, per descrivere ciò che sappiamo fare, useremo le parole e non più i numeri. Queste parole ci aiuteranno a capire a che punto siamo arrivati del nostro percorso e in cosa possiamo migliorare. Per ogni disciplina ci sono degli obiettivi da raggiungere. Ad esempio, in lingua italiana un obiettivo è leggere e comprendere testi di vario tipo. I livelli descrivono se abbiamo raggiunto l'obiettivo in tutto o in parte. Grazie ai livelli potremo dire se sapete lavorare da soli o avete bisogno della maestra, se vi impegnate sempre, se riuscite ad usare tutto quello che conoscete e sapete fare nelle diverse situazioni, note e non note. Siete pronti a dare inizio al cambiamento? Yeah!